Eccoci qua, torniamo di nuovo insieme, siamo al nostro spazio dedicato agli ospiti e voglio subito presentarveli. Abbiamo Alex Lucchesi e Erika Polini. Buonasera e buonasera. Benvenuti. Buonasera. Allora, questi due ragazzi sono due attori e dopo cercheremo di scoprire di più su quella che è la loro attività, da quanto magari recitano, come recitano, ma l'occasione più importante, più particolare, più precisa è quella di presentare una commedia musicale. Parleremo poi più dettagliatamente anche di questa, intanto la presentiamo, Il pugno chiuso di Dio, poi c'è fra parentesi Livorno 1496, quindi già si capisce che questa commedia musicale è legata ad un certo contesto storico, ad un evento storico preciso. Questa commedia è stata realizzata dal presidente di Interland, che è il signor Pietra Capina, che è fuori, che ci segue, che magari sarebbe stato utile che fosse con noi per parlarci appunto di come ha realizzato questa commedia musicale. Ma intanto, dal momento che siamo con due attori, ne parliamo tra di noi. Allora, abbiamo detto che ci sarà ormai a questo fine settimana, quindi vicinissima alla rappresentazione, a Livorno, al Teatro Filicchi, in piazza Maria Lavagna, numero 16, sabato 8 aprile alle ore 21:15, e poi loro ce lo ricorderanno durante questo nostro più spazio. Più di una volta. Ecco, veniamo un po' a parlare di questa commedia musicale. Una commedia musicale, quindi, che si fa? Si recita, si canta, c'è la musica? Sì, entrambi. Sì, entrambi, si recita, si canta, non è un musical, ecco. Ecco, vero. È molto più recitata, soltanto che ci sono anche le sue parti cantate, che diciamo... rendono allegra la situazione e ti fanno vedere alcuni aspetti magari di come potevano essere quei tempi e di come vivevano. Io vorrei dire che i testi delle canzoni sono stati scritti da Francesca Chiapponi, che ha collaborato con Sergio. Avevo un attimo dimenticato di citarla, ma l'avrei fatto subito perché vedo che è proprio precisato Il pugno chiuso di Dio, Livorno 1496, commedia storica inedita, scritta da Sergio Pietra Caprina con la collaborazione di Francesca Chiapponi. E poi la regia e la messa in scena ancora di Sergio Pietra Caprina. Sì. E le musiche sono di Carlo Bosco. Ecco. Che l'ha scritta appositamente. Per questo spettacolo. Ecco, che tipo di spettacolo è? Una commedia musicale legata ad un evento storico. Quindi ci sarà un soggetto specifico e verrà ricreata una certa ambientazione, no? L'ambientazione è un'osteria. Un'osteria di questo villaggio, perché Livorno era nato praticamente da a quell'epoca, 1496, siamo proprio all'inizio. Quindi è un pochino un porto di mare in tutti i sensi, sia il luogo che proprio questa osteria. E qui si incontrano, si scontrano, si intrecciano, si amano tutti i personaggi della commedia. Questo villaggio è nato. Ecco che ora sfoderò la solita storia del cieco Lope. Dovete sapere che un ciclope venuto dalle altre terre costruì tutto da solo le prime case di questo nostro villaggio e poi, per popolarle, diede ospitalità a tutti quelli che... A questo nostro villaggio! Sì! A queste nostre mura! Sì! Al nostro porto! Commedia che ha una grande varietà, un grande numero di interpreti, ci sono tanti attori, no? Che recitano, tanti personaggi. Sì, quindi è una commedia che scorre anche molto bene a livello di testo, infatti per questo dobbiamo ringraziare Sergio ha fatto il soggetto e la sceneggiatura, soggetto che ovviamente essendo storico poteva fare chiunque, voglio dire, sono state prese delle date precise degli eventi. Però è stato elaborato in modo tale che venisse fuori una cosa abbastanza divertente, anche entusiasmante e poi nuova da un certo punto di vista. Perché poi l'evento storico in sé è quello che più o meno tutti dovremmo sapere come livornesi. La famosa entrata al porto di Livorno dell'imperatore Massimiliano I, che tenta di conquistare questo porto di mare perché è in una posizione strategica che altri comunque hanno cercato di
monopolizzare. Di monopolizzare, quindi i lucchesi, i francesi e altri. Dico troppo? Parla no, tu. No, 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 va bene. Poverino. A ruota libera, ormai sono andata. Sei chiarissima, quindi ci interessa molto questo aspetto. Anche perché pur non stiamo parlando solamente dell'evento storico, non stiamo anticipando niente. Niente, quindi non diciamo come finisce, non diciamo... Essenziale, importante. Non svelare mai niente. Non svelare mai la fine, quindi venite a vedere sabato 8 aprile, Teatro Fidicchi. 21:15. Piazza Maria Lavagna numero 16. Perfetto. Cosa, l'abbiamo ripetuto. Benissimo. Lo ripeteremo ancora. Certo, lo ripetiamo fino alla fine e dobbiamo ricordare e impressionare bene i nostri telespettatori. Intanto presento lui, così parla del suo ruolo. Sì. Perché sennò... Ah, voi siete, aspettate, non me lo dite, ve lo dico io, Agostino e Margherita. Sì, esatto. Magari poi di questi personaggi un po' ne parliamo, senza la loro caratterizzazione, il ruolo che svolgono, si può dire qualcosa? Sì, si può dire. E dell'evento storico, aspetta, prima di passare la parola a lui, oppure ne parliamo ancora con lui. No, parliamo. Lei è più brava, è la storica, la vera. Allora, eravamo rimasti appunto a questa funzione del porto di Livorno, molto centrale, molto utile, molto ambita. Ecco, quindi la vicenda, diciamo, si svolge intorno a questo nucleo storico. Livorno quindi era sotto i Medici, quindi sotto la signoria fiorentina, e... praticamente quello che è il personaggio un pochino che guida tutta la vicenda proprio storica è un certo Guerrino o Ludovico, non si sa, noi l'abbiamo chiamato Guerrino perché si crede sia il nome più storicamente più attendibile, un certo Guerrino da Montenero che non diciamo troppo, però è il personaggio che riesce anche politicamente a salvare una certa situazione. Mamma mia, e questa statua si trova, è tutta una tensione, si trova di fronte a casa mia, cioè non te ne frega niente a nessuno, ma io le dico, cioè sui fossi, sugli scali d'Azerio c'è una statua di un uomo in armatura con una spada in una mano e ai piedi un cane. E questo è stata fatta per commemorare questo Guerrino che ha contribuito, è lui. Quella, sì, esattamente. Non si vede benissimo da lontano, poi insomma è un disegno poi fotocopiato, comunque magari saprete più notizie. Scali d'Azeglio si trova vicino al porto. Bene, quindi andate, se ancora non ci avete fatto caso, non l'avete vista. È quello che è già avvenuto. E qui però non vorrei svelare troppo anche qui. E qui ogni cosa che si dice si rischia. Quello che voglio domandarvi, questo me lo dovete dire per forza però. Sarà fatto. Vabbè. Se oltre al diciamo al ruolo che voi avete come personaggi all'interno di questa storia d'amore, ricoprite anche diciamo poi delle altre, magari svolgete una funzione chiave in qualche altra situazione, si può sapere, ma anche se non si specifica quale. Mi sembra di capire di sì. Non dicono niente, io provo, ma è dura. E poi è tutto, io posso anticipare una cosa, che ogni cosa che accade è vera. Nel senso? Che è realmente accaduta? No, che è reale. Sto parlando a livello proprio di, non di interpretazione. Ora, se svelo tutto, va. Non si è svelato niente, però qua la curiosità aumenta. È reale, quindi ci sono delle forti emozioni anche all'interno che sono... Cioè la storia è amalgamata bene, è in crescendo. Si ride e effettivamente si piange anche. No, di tutto. Quindi... No, vabbè, è giusto, no? Ci vuole anche quello all'interno. Ora, non dico più niente però, perché ho raccontato tutto. Che cosa possiamo dire allora, senza svelare troppo? Abbiamo già parlato dei vostri personaggi, che insomma mi sembrano personaggi abbastanza particolari, molto... Insomma. Macchiette. Poi abbiamo parlato di questo Guerrino che ha questo ruolo così... Che è interpretato importante da Claudio Monteleone, perché non l'abbiamo detto. Su questa terra la coltivo da quando ero un ragazzo, pesco in questo mare da quando ero un bambino, io amo questa terra e questo mare che sono anche nostri. Sì, il castello di Livorno è nostro,
di noi bolognesi. Forestieri e stranieri hanno devastato per anni questo nostro contano, con guerre e uccisioni. Mia madre è morta dal finta dal ferro dei genovesi. Padroni, venuti da fuori, che hanno pensato soltanto ai loro sporchi interessi. E ora che i medici hanno reso questo posto un centro di trasporti e un emporio di merci, i pisani cercano alleati, forestieri e stranieri, per devastarlo di nuovo e abbattere le nostre torri, distruggere la pace delle nostre famiglie, rovinare la serenità dei nostri vecchi e dei nostri bambini. Livornesi, noi non amiamo la guerra, non vogliamo spargere sangue inutile, ma non vogliamo neanche padroni o despoti. Allora, donne e uomini, andiamoci e uniamoci ai medici. Combattiamo i pisani e la Lega. È vero, siamo pochi, ma Dio è con noi. Dio vuol respingere gli invasori, li vuole punire. Noi siamo il pugno chiuso di Dio. La lista dei nomi non la facciamo, no, ovviamente, no. Anzi, poi avrete occasione di conoscere gli interpreti e i personaggi e il, diciamo, proprio gli attori quando andrete direttamente a vedere questa commedia musicale. Teatro Fili, sabato 8 aprile, ore 21, Piazza Maria Lavagna, numero 16. 21 e 15. Dal momento che avete introdotto di nuovo questa questione temporale di primaria importanza, per ciò che riguarda i biglietti, come si fa? Dobbiamo comprarli prima? Possiamo acquistarli sul posto? Purtroppo non è possibile prenotare diritto, cioè non c'è una biglietteria per cui è possibile prenotare. Quindi chi prima subito arriva... Ecco, chi... e allora sarà meglio che non vi regoliate sulle 21, ma un bel po' prima. È proprio quello. Certo, perché se bisogna poi acquistare il biglietto, scegliere magari il posto, ecco. Insomma. Esatto. Bene, quindi anche questo l'abbiamo chiarito. Come siete arrivati ad interpretare un ruolo in questa commedia musicale? Che ricordiamo è Il pugno chiuso di Dio, che anche questo titolo è misterioso. No, questo non si può dire. Ci mancherebbe niente di niente. Vabbè, io ho tentato, ma magari poi ci rincontriamo quando avete rappresentato. Così raccontate a chi non ha potuto assistere. Magari si svela qualche mistero, qualche curiosità si può chiarire. Ecco, parlatemi invece della vostra interpretazione. Come siete arrivati appunto ad interpretare proprio quel personaggio, come vi ci sentite dentro, se rispecchia anche le vostre persone, non so. Da quanto tempo recitate tutti e due? Comincio io. No, io ti guardavo. Vabbè, io ho cominciato a recitare, sono 5 anni ormai che sto nel mondo del teatro. Ho cominciato con diverse scuole che sono qui a Livorno, posso fare il nome, non nome. Ho iniziato il primo anno, l'ho fatto al Centro Artistico Il Grattacielo, e poi ho finito gli ultimi 2 anni alla scuola Vertigo. Poi cosa è successo? Ho cominciato a mettermi in proprio cercandomi qualche particina in qua e là, e ho lavorato anche grazie al CEL di Livorno in diversi spettacoli, diverse opere, e quindi cercando di salire piano piano non è facile, una scaletta. Vabbè, però piano piano, insomma, mi sembra che le basi buone ci siano, perché tanta voglia di fare. Certo, però insomma già quello che tu, i nomi che hai citato sono, diciamo, delle garanzie, no? Questo dovrebbe essere importante, ci vuole un po' di tempo, 5 anni non sono né pochi però neanche troppi, quindi tu vai avanti e vedrai che poi qualcosa di buono succederà, veramente, nel senso magari... Perché poi è bravo, questo ragazzo, lo devo dire, è bravo. Insomma, dopo... Siamo tutti bravi. Mi è capitato certo, di lavorare... Credo davvero. A novembre, nel corso Il Cantiere Brecht, che è stato fatto qui a Livorno, sempre organizzato dal CEL, e lì io ho interpretato un personaggio in siciliano. Siccome sembrerebbe che è piaciuto, non lo so. Ma tu hai una qualche attinenza con quest'isola meravigliosa dal mio punto di vista? Ma diciamo che mia madre è di Palermo. Ah, ecco, allora però già c'è un certo legame. Non sono mai stato in Sicilia. Diciamo in maniera proprio... In maniera... Comunque si vede un po'... Allora, comunque si vede un po', ce lo devo avere nel sangue. Sicuramente. E niente, facendo questo personaggio, in seguito sono stato contattato da Sergio,
che sembrerebbe gli è piaciuto, mi ha visto allo spettacolo e mi ha detto: verresti a lavorare per me? A fare il siciliano, il panettiere siciliano? Io mi sono sentito in parte anche onorato, perché allora è come quando cominci a vedere che le cose vanno avanti e dici: sì, è andata bene, sono piaciuto e mi hanno chiamato. Nessuno ti parla del male. Ma chi ce dovrebbe fare del male? Ce lo dica anche lei, padre. Nessuno ti farà del male. Ma da dove è che è? Hai ragione, scusami. Il fatto è che sono scappato perché non sopportavo più i resti che mi comandavano la mia terra. Ed ho finito per imbarcarmi su di una nave. Ho capito, ho capito, ma qui siamo in un bollaccio di pace. Che quando i medici hanno ripreso il governo, vogliono... I medici, padre, non conosci i medici di Firenze. Conosci i medici. Vogliono un po' ne piegare queste palude per trasformarle in un posto che si viene da ogni parte del mondo. Porto Franco. Ecco, appunto, Porto Franco, un emporio di medici. Basta che compri e che vendi, puoi essere anche un galeotto. Poi ci trovi pirati, saraceni, ebrei, stranieri. Ma se fai la tua vita, nessuno ti dà fastidio. E poi la gente del posto è brava. Un'altra cosa è che vada sempre in progressione. Io ti faccio un in bocca al lupo, ovviamente. Quindi sarai alle prese con la lingua dialettale siciliana. E quella come l'hai sentita? Magari tua madre parla un po'? No. Zero? Da militare. Oh, guarda che però le coincidenze tornano, eh? Durante il servizio militare avevo un orecchio, diciamo, piuttosto musicale. I dialetti li imparavo. Questa è una predisposizione proprio naturale. Questa no. Sì, si può acquisire magari con qualche tecnica studiando, però se non ce l'hai di tuo è difficile. E invece Erika? Allora, Erika ha iniziato a fare teatro 8 anni fa. Ho iniziato con Teatralia in via degli asili, agli asili notturni. Dopo un anno la cooperativa si è sciolta, sono passata direttamente al centro artistico Il Grattacielo. Dopodiché sono passata tramite bando di concorso a Colle Salvetti, all'atelier della Costa Ovest. Dopo mi hanno contattato un po' quella, un po' di compagnie. Abbiamo fatto cose al centro artistico, a Rosignano, Colle Salvetti, Quattro Mori. E la cosa più importante per me è il Politeama, perché il Politeama viene ambito da tutti, perché è proprio un centro professionale, no? E niente, poi ho fatto qualche cosa per la G Plus, presentazioni di film, queste cose, introduzioni, ho fatto anche tante dei video, insomma, tante. Senti, questo personaggio, Margherita, allora, come mai è nato poi su di te, interpretato da te? Sì, perché Sergio mi vide fare un ruolo in particolare in uno spettacolo che si chiamava, si può dire? Sì, tanto tutto si può dire. Mara Sad di Peter Weiss, in cui interpretavo la Charlotte Corday, che uccise poi Mara, famoso Mara. E avevo un po' anche quest'aria sempre lì sognante, tutto, perché la vicenda non era realmente storica, cioè erano dei pazzi rinchiusi in un ospedale psichiatrico che interpretavano tutti questi personaggi della rivoluzione. E disse: ma la veggente quasi la faccio fare a lei, anche perché avevo sempre quest'area un po' così, personaggio diversissimo da quello che faccio adesso, però insomma, si vedeva che poteva essere. E allora mi ha contattato in un momentaccio, perché io avevo insomma dei casini miei, non avevo tempo, però è stato veramente così carino, così che proprio mi ha fatto credere in questa cosa. Corteggiato da due donne insieme! Il fatto è che il primo si inventa questa storia. Cosa? Non credete alla storia di Ciccolo? Dai, è solo una leggenda, mio buon Guerrino. Io posso dirvi come questo villaggio è nato. È vero, Margherita, tu che vedi nel passato, perché non ci racconti un po' di questo villaggio? Racconto, faccio spazio. Persone diverse litigano. Dicono di essere fondatori. Uno dice di chiamarsi Ligure e chiama il villaggio Ligone. Un altro ancora recrimina la fondazione, si chiama Tirreno e lo chiamano Labrone. E altri ancora dicono
di appellarsi Liburni. Ma allora chi fu il vero fondatore? Non so. È confuso, non riesco a vedere. C'è molta. Molta confusione. Va bene, dopo che succede? La padrona del villaggio diventa per prima. La chiesa. Lo sapevo che c'erano mezzi preti. Il villaggio è conteso dai pisani, dai genovesi, dai lucchesi, dai francesi. Distrutto. Ricostruito più volte. E poi Margherita, che cosa vedi? Chi furono quelli che governarono più a lungo? Lo sapevo! Oh, lo sapevo, poteva essere quello! Questa mi si sente male! È una guerra! C'è una guerra! Dei morti! Dei morti! Grazie, Pietro! Vedi a piccole sozze, amore mio! Voi e le vostre vigenze! Ma perché non pensate... Allora, io ve l'avevo detto che 20 minuti volavano, quindi che ci rimane... Un'ultima cosa... Sì. Dimmi. Io prima ho fatto delle citazioni a proposito delle scuole fatte. Sì. Devo ringraziare anche il Centro Studi Arabesche, che mi ha permesso di fare tanti lavori anche come ballerino nei loro spettacoli. Wow. Ed in altri. Anche io un ringraziamento. Vai. Allora, Sandro Vigna, mio carissimo amico regista, persona splendida, che mi ha permesso di cominciare a recitare nelle compagnie. Mandiamo un saluto anche a tutti coloro che poi partecipano all'allestimento, sì, a tutto, di tutto, di più, senza fare i nomi perché c'è una lista qua che è veramente gigantesca e non abbiamo il tempo, ci vorrebbero... Ma tu lo sai, dov'è che si svolge questo spettacolo? Teatro Filicchi. Quando? Voi lo sapete, alle 21:15. Il resto lo conoscete. Ancora non lo conoscete, ma lo conoscerete. Quindi sabato 8, Teatro Filicchi a Livorno. Il pugno chiuso di Dio, Livorno 1496. Andate, mi raccomando. Venite. Ciao e grazie, in bocca al lupo. Alla prossima.